Adesso vi spiego un po' nei dettagli la mia macchinina, l'R18 Ultra, ultima generazione. Partiamo dall'aerodinamica. Come vedete, quest'anno sono state introdotte queste aperture sulle quattro ruote per motivi regolamentari. In pratica dovrebbe aiutare la macchina a rimanere più stabile in caso di incidente o comunque di perdita di controllo ad alte velocità senza farla capottare. Per questo problema è stata introdotta già dall'anno scorso anche la pinna anteriore, che toglie un po' di estetica, però sicurezza aumentata. Vediamo qui nell'anteriore, sono dei flappettini che creano molto carico, però è molto importante anche questa parte qui, lo splitter, che determina tutto il vario carico aerodinamico del fondo vettura. E il muso è rimasto classico, come la prima R18, leggermente allungato, la scocca è più lunga di 10 cm. Il vetro è rimasto uguale, lo cupolino identico. Si hanno sempre gli stessi problemi di visibilità, però anche questo è dovuto al regolamento che ha imposto dei passaruota alti rispetto alla nostra posizione guida, e questo ci limita tanto nella visibilità, nel traffico, comunque soprattutto nelle curve a destra sono sempre cieche, e questo non è il massimo quando si va a 320 km/h. Dalla prima R18 la Ultra si differenzia anche dal baricentro, che è stato completamente ribassato di 3-4 cm, infatti si vede qui la pancia con i nuovi radiatori, è tutto più basso. È un po' più difficile per noi adesso entrare in macchina, perché prima si scivolava praticamente nell'abitacolo, adesso bisogna fare un saltino, e nei cambi pilota è un po' più un problema. Però come bilanciamento vettura abbiamo fatto un gran passo avanti. Posteriore, anche qui troviamo ancora le aperture, che toglie un po' di aerodinamica, dà un po' più di resistenza, diciamo, alle alte velocità. Però i tecnici sono riusciti a raggiungere comunque delle velocità molto simili a quelle che riuscivamo a fare l'anno scorso, pur avendo queste aperture appunto, e anche la restrizione maggiorata al turbo e anche al filtro. Il motore rimane sempre lo stesso, il 3007 di cilindrata, V6, 120 gradi, che aiuta tanto per il baricentro del peso totale della macchina, 510 cavalli, è stato ridotto un pochettino la pressione del turbo per regolamento, per avvicinare un po' i motori benzina, e anche il filtro è stato ristretto appena appena. Quindi abbiamo perso circa un 4% della potenza generale motore, che però con degli accorgimenti aerodinamici al momento siamo riusciti a raggiungere più o meno gli stessi livelli dell'anno scorso. Secondo me ci sono troppe restrizioni, e su queste macchine a livello di scocca, a livello di bilanciamento, materiali potrebbero raggiungere velocità molto più alte come quelle che si raggiungevano un bel po' di anni fa la vecchia Le Mans. Appunto l'R18 Ultra. L'Ultra deriva dal concetto che Audi ha lanciato da 2 anni a questa parte, l'Ultra Light. Tutte le varie componenti della macchina, dalle sospensioni alla carrozzeria, al telaio, alla bulloneria, tutto è stato portato al limite del peso, sempre con gli stessi standard di sicurezza, chiaramente, che per Audi è uno dei punti principali. Però hanno portato in pista a livello prestazionale dei vantaggi abbastanza grossi, perché comunque adesso abbiamo una macchina molto più bilanciata, possiamo giocare un po' di più con il setup, lo stile di guida diventa molto più simile a una monoposto, quindi può essere un po' più aggressivo sia in entrata di curva con l'anteriore, che ha aumentato il grip, ma anche il posteriore con l'aerodinamica migliorata e appunto il baricentro ribassato, si ha una stabilità maggiore anche soprattutto nelle velocità alte, nelle curve veloci. Sicuramente abbiamo fatto un bel passo avanti. Poi torniamo un attimino qui sull'anteriore, con questi bei fari che Audi è stata la prima a introdurre la tecnologia full LED, creano un maggior campo visivo e molto più profondo. La linea è stata cambiata rispetto all'anno scorso, era più 1-1, adesso per riprendere un po' la linea commerciale si è fatto un po' più il bordo esterno, lo rende ancora più aggressiva. Ogni macchina tra noi quattro ha un colore diverso, anche per riconoscerle meglio nella pit lane o anche comunque in pista. Se vedi nei dettagli si vedono appunto i quadratini del LED e poi tutti i vari specchi messi con la giusta inclinazione, che creano un campo visivo nettamente maggiore rispetto ai classici fari.